noi siamo andati a casa sua e le abbiamo detto: vogliamo fare un film su di te, sulla tua vita, sulle tue poesie, vogliamo raccontarti dentro, qui dentro la tua casa, vogliamo celebrarti perché era quello che volevamo fare. E lei, che ha subito accettato, però ci ha guardato e ha detto: ma lo fate perché sto morendo? E noi naturalmente abbiamo detto no, ma era vero che non era questo il motivo. Poi Francesco a un certo punto ha detto: beh, poi se muori questa cosa, il film funziona di più. E lei subito, diciamo molto più di noi, ha centrato il punto finale di questo film che in effetti è stata poi l'ultima testimonianza, l'ultimo racconto di e su Patrizia, ma soprattutto questo è un racconto di Patrizia Cavalli. L'abbiamo fatto come probabilmente lavoriamo anche ai libri, facendolo. Appunto, questo nel film c'è, che con Patrizia diciamo facciamolo facendolo, ed è stata la scelta che abbiamo avuto da subito, nel senso che non ci interessava il documentario biografico, non ci interessava i tratti cronologici, la nascita, l'infanzia, la crescita, ma ci interessava seguirla e trovare un montaggio nostro che fosse emotivo. E questo, devo dire, ha trovato subito lei d'accordo, perché c'è da dire che adesso siamo noi due, ma in realtà eravamo in tre, perché noi lo facciamo con lei e lei seguiva tutto insieme a noi e poi col tempo, diciamo, ci ha un po' abbandonati perché la sua malattia era diventata più grande e quindi siamo rimasti noi due. Ma abbiamo sempre in accordo con lei pensato a un documentario libero. Siamo sicuri che non pensiamo affatto, non ci permettiamo affatto di dire se fosse piaciuto o no a Patrizia, ma sicuramente questo tipo di racconto lo avrebbe sicuramente apprezzato, il tipo di racconto. Era importante offrire al pubblico, ai lettori e agli ancora non lettori di Patrizia Cavalli il racconto di una grande poeta e di una donna libera, di una donna libera che ha amato la vita, ha amato stare al mondo, stare dentro il mondo, fare delle cose belle, divertirsi, avere grandi rapporti anche burrascosi e conflittuali con le persone, ha amato gli oggetti, la sua casa, i corpi, proprio la carnalità del vivere e che ha seguito sempre una sua strada originale, non ha seguito le orme di nessuno, ha costruito la sua vita giorno per giorno e a noi che la sollecitavamo ha sempre dato risposte spiazzanti, che pur conoscendola e pur sapendo chi avevamo davanti, ogni volta ci stupivano e ci entusiasmavano anche. Quindi crediamo che la sua eredità sia proprio questa, l'idea della possibilità di un pensiero libero, di un pensiero che va oltre, che non si lascia condizionare da nulla se non dalla propria vocazione alla scrittura e alla vita. Patrizia Cavalli, come tante persone della sua generazione, hanno avuto un rapporto con la televisione, per esempio, di distanza. Lei ha fatto una sua vita, è apparsa ogni tanto, ma insomma, non voglio dire che quello che c'è
e tutto quello che c'è, ma non che ci fosse chissà quanto altro, soprattutto rispetto al passato. Poi negli ultimi anni abbiamo fatto una scelta rispetto a tante cose, perché poi ho cominciato a fare i reading e quindi un po' le riprese di questi reading. Cioè, abbiamo fatto una ripresa anche noi a un reading, ad un premio che ha ricevuto, dove appunto ha letto delle poesie, ha cantato come le piaceva fare, però ci è sembrato preziosissimo il materiale d'archivio, non solo perché in un documentario è sempre molto prezioso, ma perché ci dava la possibilità di passare da Patrizia a Patrizia, dalla giovinezza, in vari momenti, sempre senza ordinarli, ma facendo vedere sia come si infragiliva e sia come rimaneva sempre se stessa, sempre uguale. Questo è secondo me una delle cose più belle che ci sono nel film, cioè il fatto che vedi una persona che, non so, sotto i 30 anni o alla fine della sua vita è quella, ha quella personalità e pensa con la stessa libertà da giovane e più tardi. Patrizia si nutriva di musica e di interpretazione, amava cantare, amava suonare, nel documentario suona il kazoo, con Diana Tejera si è molto divertita, anche questo fa parte proprio del racconto della sua vita, della ricerca del divertimento. Lei parlava con grande allegria delle sue amiche cantautrici, perché era qualcosa che le dava grande gioia di vivere, grande vitalità, e hanno fatto insieme delle bellissime cose, oltre che delle bellissime serate, oltre che appunto essersi divertite. Patrizia Cavalli metteva in musica le poesie di Emily Dickinson, ha scritto appunto delle canzoni, ha partecipato alla trasmissione televisiva con Mika, è stata una vera performer e è stato bellissimo raccontare questo aspetto della sua vita e della sua opera. Credo che questa voglia di cantare, di suonare, di andare in una trasmissione di prima serata con la parrucca cantare e ballare è secondo un aspetto di Patrizia che racconta questo suo anti-intellettualismo. Lei era una persona molto colta e che però non indossava questi abiti, ma era libera anche da questo. Questo credo che sia una delle cose più belle, anche perché credo che chi vedrà questo film e avrà di fronte una poeta distruggerà tutti gli stereotipi su un poeta che immagina, che ha imparato al liceo e che pensa sia essere un poeta, perché Patrizia lì sovvertiva, proprio li distruggeva tutti gli stereotipi, e questo anche è un grandissimo valore della sua personalità, ma anche della sua poesia.